Un attimo, sono subito da voi. Finisco di scrivere la recensione di Ant-Man e arrivo. Che poi la cosa bella è che volevo fare l'intro con la videocamera che riprendeva la sedia, solo la sedia, e io a parte mi sarei messo in un green screen e mi sarei rimpicciolito per fare l'intro di Ant-Man che ero piccolo, poi con una zoomata si vedeva che ero sulla sedia, poi io tornavo grande. Lavoro della Madonna, ma poi ho detto, ma ho visto il film, ma facciamola sul cesso l'intro che tanto è uguale. Comunque, benvenuti in Nuovo Ammazzo, benvenuti di nuovo nella rubrica Film in uscita e nella rubrica Marvel. Sono rubriche che tratto meno, non so se ve ne siete accorti, ma vado, diciamo, un po' in base anche al feedback delle views su questo canale, quindi tratto un pochino di più i fumetti di per sé, però, diciamo, film dell'MCU che guardo, che ci tengo a vedere, a parlarne con voi, magari poi ne parlo anche nelle live dove sono ospite, eccetera. Mi scoccia non fare un video, una recensione a riguardo, e quindi eccomi qui a parlare di Ant-Man and the Wasp. Quantumania, quantomeno l'ho visto, quantomeno l'ho visto con amici e mi sono divertito, poi vado anche a spiegare questa cosa. Vi dico anche, dato che so che mi seguite per i fumetti e che quindi aspettate altri tipi di video che non escono questa settimana, do priorità ad Ant-Man, però settimana prossima uscirà la recensione di Kalia, che ho letto con piacere in questi giorni, e di Tartarughe Ninja numero 58 che sto finendo di leggere, e anche questo, se mi seguite su Instagram, sapete che lo sto apprezzando parecchio, quindi seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok e iscrivetevi anche a questo canale, no? Già che state guardando il video, che non volete iscrivervi, poi magari se non volete attivare la campanella delle notifiche perché vi dà fastidio, disattivatela, però intanto iscrivetevi. Ci stiamo in contatto. Allora, come dicevo, quantomeno mi sono divertito, nel senso che io non è che lo boccio io questo film, nel senso che non è che avessi chissà, o meglio, mi ero fatto delle aspettative perché il trailer prometteva davvero bene, però so che la fase, le ultime fasi della Marvel, la fase 4 della Marvel, ha lasciato indietro tanti dettagli, ha tralasciato tante piccolezze che però fanno anche la bellezza, la qualità di queste pellicole in merito della scrittura frettolosa, del vil denaro, eccetera, eccetera. Però questo è il primo film della fase 5, quindi poteva essere un nuovo risveglio, no? Per l'MCU dopo questa fase 4 un po' così disconnessa. Invece niente di tutto ciò, ma non vi sto a dire cose che avete già sentito da altri YouTuber ben più illustri di me. Quindi questa cosa, se l'avete sentita da altri, vi posso solo dire che anch'io la confermo. Quello che vi posso dire è che io vi consiglio caldamente di andare al cinema a vedere questo film e di vederlo con degli amici. Io l'ho visto con un paio di amici, mi sono divertito un sacco. Non so se lo scopo di questo film era divertire in questo modo cringe. Comunque io ho trovato tante analogie divertenti con alcune cose, alcune molto a livello di terza elementare, ci sono delle case che hanno delle forme molto equivoche, però al di là di quello, voglio dire, io vi consiglio di farvi questo viaggio in modo molto leggero, in modo molto sciallo, in modo molto cazzone, se vogliamo dirla in questo modo, con un paio di amici, con un bel gruppo di amici, vi fate due risate, vi posso consigliare questo. Dato che io non faccio uso di sostanze stupefacenti, altrimenti vi avrei anche consigliato andate a vedere questo film strafatti, così probabilmente vi fate due risate, però potete farvi due risate tranquillamente anche con dei buoni amici. E questo ve lo consiglio anche perché io credo che questa pellicola, se andate a vederla al cinema da soli, e mi riferisco appunto magari a chi fa anche il mio lavoro, chi fa il mio hobby, chi il mio hobby lo fa di lavoro, quindi magari i recensori, recensurici, non so come si dica, critici cinematografici che magari vanno da soli a vedere questo film, e proprio per l'esperienza del film in sé e non l'esperienza di gruppo, l'esperienza corale di andare a vedere un film come passare una serata, quindi si focalizzano appunto sul cinema, sul film, che è quello che dovrebbero fare, e si rendono conto dell'effettiva, non lo so, noia di questo film, non lo so, di questa effettiva,
bassezza di questo film. Non so come. Adesso ve lo spiego meglio cosa intendo. Nel senso che non è brutto come film. È un bel film. È un... Ci sono dei bei giochi di luci. È piatto. Ecco, è un film piatto. Ed è una caratteristica della Disney. La Disney lo fa apposta a fare i film così piatti. Con piatti intendo dire che non ci sono dei picchi. Proprio letteralmente non ci sono dei picchi audio che ti fanno saltare sulla sedia, non ci sono dei picchi video, dei plot twist, dei jump scare, non c'è nulla di tutto questo perché la Disney ti vuole tenere in un modo costante sulla poltrona per evitare che il bambino che guarda, che è il target di riferimento attuale, si spaventi. Questo però, questa costante linea piatta come l'encefalogramma di chi ha visto recentemente tutta la fase 4 dell'MCU, tende a far addormentare le persone. Quindi se vi addormentate è normale, perché questo film non vi dà dei picchi emotivi. Quindi appunto vi sconsiglio di vederlo da soli al cinema, tantomeno vi sconsiglio di vederlo su Disney Plus. Non perché l'esperienza del... cioè sì, perché l'esperienza del cinema è più bella ovviamente, ma in questo caso non perché il film merita di essere visto al cinema, perché la qualità... no! Perché a casa vi annoia. Uno schermo piccolo, un 55 pollici, intendo, anche un 40, un 32 pollici, vi rompe le balle, vi annoia, vi annoierà da morire. Forse con uno schermo del cinema e una giusta compagnia potrebbe divertirvi, magari anche non proprio in modo volontario. Parliamo meglio di questo piattume a cui mi sono riferito. Perché è così piatto, oltre ai motivi che ho detto prima, cioè il fatto che la Disney lo vuole piatto in questo modo? Perché... appunto, la Disney non guarda più solo la trama, ma è interessata all'algoritmo. Ah, cavoli, cosa ha fatto successo di recente? Ha fatto di successo la scena di Spider-Man Far From Home quando combatte con Mysterio, con tante copie di Mysterio. La vogliamo, ne vogliamo una uguale anche in Ant-Man. Sì, ok, però non so, non ha molto senso, non so come possiamo mettercela. Voi mettetecela. E quindi gli scrittori che mettono questa cosa. Ah sì, poi quella scena che ha fatto Doctor Strange, ha fatto un sacco di successo con tante copie di Doctor Strange nella dimensione specchio, la dovete mettere uguale anche in Ant-Man. Sì, ok, però la trama parlerebbe... no, non mi interessa, ce la dovete ficcare, la trama poi ce la scrivete intorno, e gli scrittori e fanno la sceneggiatura in questo modo. Oltre a questo, appunto, cercano, come dicevo, di tenere un ritmo costante, ma soprattutto quella che poteva essere l'identità di un film, o comunque l'identità della trilogia di Ant-Man, che era un po' anche quello che lo rendeva diverso dagli altri film, era, se non ricordo male, nel 2015, vedere un film così poco impegnativo su Ant-Man, così poco epico su Ant-Man, mi aveva fatto quasi storcere il naso, ma era quando la Marvel iniziava a dare un'identità alle proprie pellicole. Quindi Ant-Man era un heist movie, ma era anche un film romantico, mentre appunto Endgame è un po' più epico, i Guardiani della Galassia aveva un'identità tutta sua a livello di James Gunn, quindi musicale, corale, eccetera. Un film come Winter Soldier era molto più spionistico, thriller, d'azione, quindi aveva un'identità più seria. Cercavano un attimino di iniziare a differenziare le pellicole. Questa cosa si è totalmente riappiattita. Quindi si è iniziato con il genere supereroe. Poi quando la gente ha iniziato a dire sì, ma sono tutti uguali, hanno iniziato a fare dei generi, e il genere supereroistico in realtà è diventato un filone che può essere raccontato in vari generi, come appunto la commedia romantica, l'heist movie, il buddy movie, il thriller spionistico, eccetera eccetera. E adesso invece si sta di nuovo tutto riappiattendo dal successo di Endgame e dal successo dell'unica pellicola con un guizzo di originalità che ha l'MCU, che sono i Guardiani della Galassia. Quindi questa identità del film di Ant-Man, che appunto inizialmente mi aveva un po' fatto vacillare, ma che fondamentalmente è la sua forza e che nel secondo film è stata anche un po' confermata, è stata totalmente scardinata, totalmente levata ai fini di mostrarci
tutto il regno quantico. C'è un'introduzione molto molto veloce a quello che ha fatto Scott da Endgame ad oggi, che presenta un pochino i personaggi, ma è proprio giusto un'infarinatura veloce per levarsi dalle balle l'introduzione e andare nel succo della trama. Peccato, davvero peccato, che la trama non sia così importante come avrebbe potuto sembrare dal trailer, da dover sacrificare l'introduzione. E quindi abbiamo un film con un'introduzione davvero appena accennata e una trama principale davvero lunga che poteva essere accorciata per dare magari più risalto, più spazio all'approfondimento di alcuni personaggi che invece non sono assolutamente approfonditi. Un'altra grande perdita dell'identità della trilogia di Ant-Man è la spalla comica, non so se si chiamasse Miguel, non mi ricordo, quello che raccontava gli aneddoti di Ant-Man. C'è un leggero accenno fatto da Scott Lang medesimo che racconta un po' la sua vita, ma non è assolutamente la stessa cosa. Sarebbe stato molto figo se ci fosse stato comunque Miguel che teneva un attimino questa leggerezza comica tipica della trilogia di Ant-Man. Invece non c'è più neanche questo personaggio. Non c'è San Francisco, si vede solo all'inizio, è tutto nel regno quantico, non c'è l'ex moglie di Scott Lang, la figlia appunto è cresciuta, quindi non è più la piccolina, non è nemmeno l'attrice di Endgame, è un'altra attrice ancora, vai a capire perché. E anche i personaggi comprimari che sono presenti nella pellicola non sono affatto, non hanno risalto. Molti hanno detto Hank Pym sembra un vecchio rincoglionito, perché Janet ha fatto questo. Onestamente a me di queste due cose, di Hank Pym che sembra un rincoglionito, in realtà no, è solo meno burbero perché ha accettato in famiglia Scott Lang eccetera, però non è meno intelligente, è forse un po' più cauto, tutto lì. E il fatto che Janet non abbia raccontato le cose, io me la posso anche bere questa storia, me la sarei bevuta meglio se l'avessero spiegata in un altro modo, che poi vi racconterò nella parte spoiler, ma io me la posso anche bere sta cosa. Quello che invece ho trovato veramente piatto è stato il personaggio di Hope Van Dyke, ovvero il personaggio interpretato da Evangeline Lilly, che tra l'altro è stata un'altra delle attrici dell'MCU che ha avuto problemi per le sue dichiarazioni riguardo il Covid-19, eccetera, eccetera. Non so se anche per quello che la sua parte poteva essere tranquillamente eliminata e l'hanno riaggiunta, non lo so. Sta di fatto che questo personaggio non ha assolutamente una personalità e soprattutto non ha la personalità che ci hanno mostrato nei primi due film. Hope è molto, come si dice, è una badass, è una ragazza con della grinta, ecco, che sfida anche Scott Lang, lo ha sempre sfidato. Ok, ora la loro relazione è stabile, però non significa che diventi una coppietta da San Valentino tutta rose e fiori, ti amo anch'io. Non c'è più questa botte risposta, questo, come si dice, sfidarsi continuamente che abbiamo visto nei primi due film. Questo cercare di essere all'altezza di Hope perché lei è così in alto rispetto a Scott, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non si vede, col risultato che si appiattisce il personaggio di Hope, ed è un vero peccato perché, nonostante non mi sia stata molto simpatica Evangeline Lilly per quello che ha detto appunto nel periodo pandemico, la adoro, cioè nel senso mi piace fisicamente, sono contento che faccia parte dell'MCU, mi è piaciuto anche il look che gli hanno dato in questo film. Molti hanno detto questo taglio che gli hanno fatto non c'entra niente con Hope Van Dyke. In realtà è perfetta, è forse uno dei look migliori che ha avuto per il personaggio che interpreta, a differenza di quello che ha avuto nel secondo film, dove fondamentalmente era la sua capigliatura che ha normalmente. Però al di là dell'aspetto estetico molto simile al fumetto, dal punto di vista caratteriale non mi ha dato nulla. Un'altra cosa che ho notato, questa attrice non mi sembra assolutamente brava nelle scene comiche. Ci sono state alcune scene comiche, ovviamente quando c'è di mezzo Scott Lang o Paul Rudd che dir si voglia, ci sono delle scene inevitabilmente comiche. Dove lei era la persona seria che faceva da controaltare alle battutine di Scott Lang, la scena regge. Dove invece anche lei sta dalla parte di Scott Lang per
assecondare, diciamo, la comicità della scena, mi riferisco a quella del finale di Modok, fondamentalmente, per chi avesse visto il film, lei non sembra capace in quel tipo di recitazione. Sembra un'attrice, giustamente, ha sempre fatto ruoli seri, sembra un'attrice molto più portata per ruoli seri, d'azione, dove lei è appunto una donna d'azione, ma la parte comica non gli riesce molto bene. Ma su tutto quello che più mi ha dato fastidio, anche la CGI, che è vero, in alcune scene si nota che è un green screen, ma francamente non me ne frega niente a me di ste cose. La cosa che mi ha dato più fastidio di tutte è stata la sceneggiatura. Ormai alla Marvel non gliene frega più un cazzo, di essere precisi. Ormai alla Marvel, la MCU, scusate, i Marvel Studios, gli interessa il suo nuovo target. Il nuovo target sono i ragazzini, che sono ragazzini adesso, e che di conseguenza saranno fan del Marvel Cinematic Universe per i prossimi 10 anni, delle persone che sono state fan del Marvel Cinematic Universe negli scorsi 10 anni, che ormai sono adulte, non gliene frega niente. Nonostante 10 anni fa i primi film, che hanno guardato anche persone magari in età abbastanza giovane, erano fatti per tutte le fasce d'età, perché così si faceva ai miei tempi, cioè un film per tutti, aveva delle chiavi di lettura adatte a dei ragazzini e delle chiavi di lettura adatte a degli adulti che magari leggevano altri livelli di lettura, magari capivano totalmente il film, mentre i ragazzini capivano l'essenziale, ma tutti si divertivano, tutti traevano piacere dalla visione, mentre adesso un film per ragazzi, cioè dove il pubblico la maggioranza delle persone che guarda il film sono ragazzi, ha il target per ragazzi, quindi questo film è scritto davvero in maniera semplice, è scritto come se fosse una puntata di un qualunque episodio a cartoni animati di una serie TV, scusate, di una serie animata americana. Quindi ci sono pochissimi spiegoni dal punto di vista scientifico, se ci sono sono stupidissimi, comunque non ci sono, spoiler, non ci sono, ma se ci fossero sarebbero stupidissimi. E il personaggio di Modok, che non è un segreto, lo abbiamo visto tutti nello spoiler, sappiamo chi è, sappiamo quando è stato visto l'ultima volta, quindi nel primo Ant-Man. Addirittura hanno fatto un flashback per mostrare chi era, per mostrare perché era lì. Io non lo ritenevo assolutamente necessario, l'ho trovato totalmente gratuito, superfluo e non capivo perché l'avevano fatto. E poi invece l'ho realizzato perché il pubblico che c'era in sala, probabilmente quando è uscito il primo Ant-Man nel 2015, che per me è l'altro ieri, probabilmente era piccolo, era troppo piccolo, magari manco era nato, non lo so, e quindi non se lo ricorda, hanno avuto bisogno che gli spiegassero chi era quel personaggio. Ciò nonostante, nonostante abbiano perso tempo a spiegarci una cosa come questa, che francamente lascia un po' il tempo che trova, non si sono nemmeno invece presi la briga di spiegare molte, molte cose. Quindi non vi aspettate che questo film vi possa dare delle delucidazioni su quello che abbiamo visto, che non abbiamo capito finora sul multiverso, sulle linee temporali, sul regno quantico, sul viaggio nel tempo che si fa attraverso il regno quantico, come abbiamo capito da Endgame. Nulla di tutto questo, non mette nemmeno questo film, che poteva essere usato per mettere una pezza a tutti gli errori, non è stato fatto nemmeno stavolta, e soprattutto ha aperto nuovi interrogativi cioè, sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Quindi tutto quello che noi continuiamo a vedere continua ad aprire porte anziché chiuderle su questi argomenti, sul multiverso, sulle linee temporali, sul viaggio quantico, e tutto spero che venga spiegato almeno in Secret Wars, perché ormai non ho più speranze che venga spiegato nei film che ci portano fino alla fase successiva, ma ve lo dico già io, non verrà spiegato nemmeno allora, semplicemente se ne sbatteranno le balle. Ma per essere più specifico, adesso vado nella parte spoiler e vi elenco il motivo per cui siete entrati in questo video, ovvero tutti gli errori che ci sono in Ant-Man and the Wasp
Quantum Mania. Ovviamente siamo nella parte spoiler, quindi ve l'ho detto, ve l'ho ridetto, è ovvio che per dirvi tutti gli errori devo fare spoiler. A cosa mi riferivo sul fatto che non spiegano nulla del regno quantico? E adesso, spiegando gli errori, ci arriviamo anche lì. Innanzitutto partiamo dall'inizio, dove scopriamo, dopo un intro che ho detto molto molto semplice, molto farinosa, che questa, la figlia di Scott Lang, Cassie Lang, che non si sa bene che lavoro faccia, ma a quanto pare è molto intelligente, al punto di aver creato una rice trasmittente verso il regno quantico. Non ci è dato saperlo, la vediamo in galera un secondo dopo, è un genio della tecnica, della scienza, non si sa perché. Mi piace che abbiano dato questa impronta attivista alla figlia di Scott Lang, in contrapposizione alla vena di Scott Lang molto volevamo se bene, vivi e lascia vivere, però non spiega perché un attivista possa essere anche così intelligente, interessata alla scienza. Non può aver passato 5 anni con Hank Pym, perché tecnicamente non è suo nonno e soprattutto era blippato anche lui. Quindi, boh, vabbè, al di là di quello, inventa sta rice trasmittente verso il regno quantico, ci ha pensato per trovare suo padre in questi 5 anni, va benissimo, e la rice trasmittente aspira le persone e le porta nel regno quantico? Una rice trasmittente? Ok? Cioè, ve lo dico in un altro modo. Mia figlia ha inventato un oggetto con uno schermo che si chiama televisore. Ci mostra delle persone dall'altra parte dello schermo. Quindi comunichiamo con le altre persone, trasmettono la trasmissione a noi. Questo significa che il televisore può assorbirmi e portarmi a Cinecittà e portarmi a Cologno Monzese? Ma da quando? Ma perché? È una trasmittente! Ma perché può assorbire? Seconda cosa, sempre in questa scena, ma è importante per tutto il film. Lo vediamo anche nel trailer, e io spiegavo che, e speravo che lo spiegassero invece nel film, ma non succede. Abbiamo visto Ant-Man and the Wasp, Endgame, in cui ci hanno fatto una testa così sul fatto che serva la tuta di Ant-Man per potersi rimpicciolire, serve la tuta di Ant-Man per potersi ingrandire, serve la tuta di Ant-Man per andare nel fottutissimo regno quantico. Se apri la tuta, muori, ok? Qua vediamo che la rice trasmittente fatta da Cassie Lang, a quanto pare usata anche da Kang, che ha delle fantastiche tecnologie futuristiche, li assorbe nel regno quantico per qualche ragione. Tra l'altro li assorbe, ma comunque li sparge a caso, non è che li fa arrivare nel suo palazzo, ma se no finiva il film. Li assorbe senza tuta e non muoiono, non muoiono malissimo. Abbiamo visto Modok come è conciato con un buco nella tuta, e loro senza tuta sopravvivono, tant'è che Hank Pym, che davvero invece è il più intelligente di tutti, dice: non lo so, dovremmo essere morti, come mai siamo ancora vivi? E tu dici: vabbè, lo spiegheranno, no? Lo spiegheranno a un certo punto nel film. No, non lo spiegano, nessuno dice che cazzo è successo. Ora, mi spiegate perché hanno fatto questa gag in cui Cassie ha una tuta ma non lo dice a Scott Lang finché non è necessario? Quando in realtà tutti potevano avere una tuta, dato che è chiaramente fatta anche quella con le nanotecnologie, come la tuta di Iron Man. Potevano tutti fare così, avere la tuta, come ha fatto Hope, e entrare nel regno quantico. Ok? Poi, state agganciati alle poltrone. Sono nel regno quantico, senza tuta. Che cazzo stanno respirando? Come fanno a respirare? Che le molecole di ossigeno e di idrogeno che compongono l'aria dovrebbero essere grandi come pianeti per loro. La tuta serve anche a quello, serve a respirare. Vale anche quando sei grande così, credo. Cioè, a livello subatomico comunque non puoi respirare. La tuta ti aiuta a respirare nel regno quantico. E io mi sarei aspettato che avessero avuto il casco finché non fosse successo qualcosa che gli avesse permesso lo screen time. Ovvero il contratto che hanno gli attori per mostrare il proprio volto a schermo. Per la recitazione, per i soldi, eccetera, eccetera.
E succede questa cosa perché gli fanno bere il liquido, perché qualcuno finalmente si è svegliato dopo 1000 film dove tutti parlano inglese. Qualcuno si è svegliato e ha detto: ma come fanno a capire queste persone del regno quantico? Gli fanno bere il liquido. Ma cazzo, ma usa quel liquido oltre che per capire, anche per poter respirare nel regno quantico? A nessuno è venuto in mente. No, no. Cosa cazzo hanno respirato per 2 ore? Io questa cosa è dal trailer che non ci dormo. Inoltre, appunto, ho parlato della vita intelligente all'interno del regno quantico. Va bene tutto, ma perché ci sono persone che hanno l'aspetto umano? Perché ci sono degli umanoidi? Come Bill Murray stesso dice, no, io non sono umano. Quello che voleva far intendere, che poi è stata sovrastata dalla scena battuta, sono umano dove serve, è che non è umano, ma ha l'aspetto di un umano. E fin qua mi può andar bene. Perché? Mi devi dire perché. Fammi capire perché ci sono delle persone che hanno l'aspetto umano. Fammi capire che le persone che hanno un aspetto umano sono come Kang, ovvero sono varianti che sono state ficcate nel regno quantico, non loro, non Bill Murray e la ribelle, ma magari i loro antenati, e si sono riprodotti, e ci sono degli umanoidi molto piccoli. No, invece no, assolutamente no, semplicemente ci sono degli umani perché è più facile che uno provi, che uno spettatore provi empatia per un essere umanoide come la ribelle o come Bill Murray, che comunque Bill Murray è un attorone, quindi lo devono far vedere in tutta la sua fantastica umanità. Ma spiegamelo, cazzo, nella trama, dammi una spiegazione, te l'ho trovata io in 2 secondi, perché non potevi dirlo nella trama? Inoltre sarebbe stato un fantastico modo per collegarsi al Loki. Loki è forse la serie TV Disney Plus che più si può collegare ad Ant-Man and the Wasp Quantumania, anche perché, come abbiamo visto nella seconda scena post-credit, è stato un piccolissimo prologo a Loki stagione 2. Quindi perché cazzo non mi dici queste persone umanoidi si sono ritrovate qua un sacco di tempo fa perché qualcuno le ha cacciate dalla loro linea temporale? Chi ha visto Loki dice eh? Chi non l'ha visto Loki dice lo accetto. Perché è successo a Kang, quindi è successo a Kang e è successo anche a loro. Non lo dicono, non lo dicono. E ora passiamo a Kang, gran finale, poi non vi rompo più i coglioni. Allora, io ammetto che sono molto ignorante, nonostante abbia letto per anni la Marvel, lo sapete, io sono monotematico, ho letto le storie urban, non mi piacciono le storie nello spazio, non mi piacciono le storie corali con gli Avengers, ho recuperato quello che c'è da recuperare, però per esempio nella mia carriera di lettore non ho mai letto fumetti con Kang, ok? Non mi piacciono quelle cose spaziali, non mi sono mai piaciute, non è un segreto, tant'è che non parlo di Star Wars perché l'ho visto ma non ne sono un esperto, non è il mio, non è il mio mondo. E quindi io non so nulla di Kang, non so i suoi poteri, ovviamente so che è Nathaniel Richards, che è un antico, che è un discendente di Reed Richards, quindi posso immaginare che può aver ereditato qualche potere da Sue Storm. Mi è sembrato di vedere dei campi di forza tra i suoi poteri. Spiegatemi nei commenti se sono innati o se appunto fanno parte della sua tuta. Janet Van Dyne spiega che fanno parte della tuta, a quanto pare. Mi sta bene, in realtà non mi interessa più di tanto. Però, sempre rifacendomi a quello che ha detto colui che rimane, ovvero Immortus, uno delle tantissime varianti di Kang nella serie TV Loki, Immortus, colui che rimane, era l'unico Kang rimasto che aveva fatto piazza pulita di tutti gli altri Kang, perché tutti gli altri Kang erano pericolosi, ok? E lui ha spazzato via le altre linee temporali lasciandone solo una, quindi solo un universo di tutto il multiverso che prima esisteva, perché gli altri Kang volevano invece conquistare. Quindi alla fine dei conti colui che rimane era veramente il Kang più buono tra gli altri, aveva comunque la mania del controllo, ma era quella che ci impediva agli altri Kang di farci del male. Qua invece vediamo una cosa opposta, sembra che
tutti gli altri Kang abbiano confinato. Per carità, può essere successa una cosa dopo, prima, dopo, sono termini un po' strani col viaggio nel tempo, però prendetela per quello che è. Dopo che Sylvie ha ucciso colui che rimane, che quindi non aveva più il controllo sull'unica linea temporale, le linee temporali si sono diramate, si è ricreato il multiverso dall'inizio dei tempi, e quindi tutto quello che c'è stato in realtà ha delle varianti che si sono formate, tra cui di nuovo ci sono stati di nuovo tutti gli altri Kang. Ora sembra che tutti gli altri Kang, escluso colui che rimane perché è stato ucciso, abbiano confinato un altro Kang nel regno quantico perché era troppo pericoloso. Ma adesso io voglio capire. Il Kang che abbiamo visto in Quantumania è quello che vedremo in Secret Wars, che ritornerà? Oppure in Secret Wars e soprattutto in Kang Dynasty vedremo la Kang Dynasty, che sono tutti quella cittadella dei Kang che abbiamo visto nella prima scena post-credit? E se così fosse, perché io ho visto 2 ore di film dove è cresciuta la mia stima verso il carisma che Jonathan Majors ha dato a questo personaggio di Kang, se poi il Kang che vedrò sarà un altro? Ma a me non mi interessa vedere un altro Kang, a me adesso interessa vedere questo. Ci avete infarinato questo Kang ed è davvero morto? Può ritornare, eh? Ma allora perché ci sono tutti gli altri? Non riesco a capire. Spero davvero che questo Kang di Quantumania, a cui ci siamo affezionati, tra molte virgolette, torni in Kang Dynasty e prenda il controllo della cittadella dei Kang che abbiamo visto nella prima post-credit, perché non mi interesserebbe vedere a capo di tutta questa Kang Dynasty i Kang che abbiamo visto nella post-credit. Non mi interessa vedere loro, mi interessa vedere il Kang che ho apprezzato in questa pellicola, non so se mi sono spiegato. Quindi questa cosa mi ha un po' infastidito, che non cozza, cioè cozza un pochino, non si infila benissimo con il finale di Loki, della prima stagione di Loki. Un'ultima cosa per quanto riguarda le dimensioni del regno quantico, un'altra cosa che mi ha dato fastidio e poi vi saluto. Allora, noi sappiamo, lo abbiamo visto, che la tuta di Scott Lang, o che dir si voglia, di Hank Pym, permette di rimpicciolirsi, permette di ingrandirsi. Devi andare per step, perché se ti ingrandisci troppo, puoi avere dei capogiri, dei giramenti di testa, devi mangiare qualunque cosa perché hai consumato tantissime energie. È una cosa che sappiamo, l'abbiamo vista in Civil War, sappiamo che è così. Anche in Ant-Man 2 vediamo che c'è stata tipo una gara tra Golia e Ant-Man sulla dimensione massima che avevano raggiunto. Qui vediamo la stessa cosa quando Cassie si ingrandisce per aiutare Scott a distruggere diciamo l'impero di Kang. Però vi devo far notare una cosa: sono nel regno quantico, sono già minuscoli, sono subatomici dall'inizio del film. Perché diventare più grandi? Ora so che la scala non ha senso, perché se sei così, cioè se la tua dimensione reale è così e tu sei così per tutto il film, perché diventare così dovrebbe farti venire il mal di testa? Perché diventare così dovrebbe farti svenire? Non sei più grande. Sei più grande rispetto a prima, ma non sei gigante. Che senso ha tutto questo? Forse avrebbe avuto senso se avessero spiegato fin dall'inizio perché queste persone che sono state trasportate nel regno quantico da Kang e non dai loro dispositivi si sono, diciamo, adattati alla nuova dimensione quantica che Kang gli ha dato. E allora lì avrebbe avuto senso non avere necessariamente bisogno delle tute, lì avrebbe avuto senso che se diventi più grande svieni. Ma così, che non è spiegato, ma perché cazzo dovrebbe essere faticoso diventare grossi se non siete assolutamente grossi in realtà? Non ha senso tutto ciò, non ha senso. Lo intitolerei
Quantumania non ha senso, ma credo che poi Kal-El mi denunci. No, in realtà no, penso di essere assolutamente nel suo campionato, per citare una frase del film. Però, raga, mamma mia, quanto è sbagliato questo film. È divertente, mi sono divertito, ci ho fatto due risate, c'erano un sacco di palazzi di forma fallica, gente senza i buchi. Va bene, ma sì, ok. Natale nel regno quantico, ok. Ma ste stronzate, ma io non dico che non dovete farle, perché, per carità, ma spiegatele, ma che cazzo vi costa spiegarle? Avete spiegato chi è MODOK? Ma chi se ne frega? Anche lì, MODOK. Vogliamo davvero parlare di MODOK? Hanno voluto fare una versione di MODOK molto patetica, credo, per citare un po' la serie TV di Hulu, che purtroppo è stata cancellata dopo una stagione, di MODOK. Io ho visto quel MODOK in questa versione. Ci sta, ma non è assolutamente in linea col personaggio di Darren, soprattutto non è in linea con il MODOK dei fumetti. Mi sarebbe davvero piaciuto vedere un MODOK che avesse avuto a che fare con il cubo cosmico e fosse stato nemico di Captain America, magari in Captain America 3, anziché avere Civil War, avere l'IM contro Captain America, eccetera, eccetera. Addirittura, dato che non si è usato lo stesso personaggio, perché hanno usato il Calabrone per farlo diventare MODOK, sarebbe stato figo vedere se Harry Selvig, come si dice, corrotto già da Loki per studiare il cubo cosmico, sarebbe diventato, fosse diventato MODOK nell'MCU, sarebbe stato molto figo. Sarebbe dispiaciuto tantissimo un personaggio come Selvig che diventava cattivo. Però, ok, cioè se devi prendere un personaggio che non è quello dei fumetti, fallo bene. Non fare una macchietta, chi se ne frega. Qua hanno fatto il MODOK di Hulu in Quantumania. Era un po' la linea comica, se già non fosse abbastanza Scott Lang, no? Però davvero non l'ho ritenuta assolutamente necessaria. Un vero peccato, anche un vero peccato sprecare MODOK così, ve lo dico. Basta, mi sono lamentato fino adesso. Ripeto, il film, secondo me, se volete fare due risate con gli amici, va benissimo. Mi dispiace solo che è un'altra occasione persa per sistemare tutte le merde, che hanno pestato nella fase 4 con il viaggio nel tempo, con il regno quantico. Peccato, peccato, peccato. Ci rivedremo in Kang Dynasty, ci rivedremo in Secret Wars e vedremo se con la conclusione della fase multiversale ci togliamo questo problema. Grazie per avermi seguito fino alla fine del video, che è lunghissimo. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.